Bentornati amici, come state? Tutto bene? Io sono Loga DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui ci occupiamo di fumetti, cartoni, serie TV, film, ma soprattutto di fumetti. E oggi vi voglio parlare di un fumetto speciale, specialissimo. In edicola adesso, ma lo troverete anche dopo tutto questo tran tran, perché andrà tutto bene. E con la telecamera che mi riprende anche da dietro, ma non è registrata, quindi starà solo lì, per fortuna, vi parlo di Drago Nero. Ragazzi, venite un po' più vicino. Forse troppo. Drago Nero, ragazzi, è una di quelle letture che mi appassiona veramente da tantissimi, tantissimi anni, ma che ho ripreso soltanto all'ultimo Lucca Comics dell'anno scorso, quando è stato presentato il Ribelle, cioè il reboot di Drago Nero, che parla di un'altra fase della vita del protagonista, di Ian. Come lo chiamate? Ian o Ian? Io lo chiamo Ian. Ian. E del suo amico, il Gmor, che però non è un amico normale, ma è un orco, mi pare, Gmor. Adesso ovviamente non mi ricordo più che bestia strana è Gmor. Comunque, parliamo di un regno fantasy, parliamo di un regno dove esiste la magia, dove esistono i cavalieri, le spade, dove esistono i tecnocrati, e quindi c'è una scienza che fa il verso alla magia, per cui si scontrano spesso queste due cose, e dove ci sono una serie di religioni e degli dei che effettivamente si fanno sentire anche in modo molto pesante. Ma soprattutto parliamo di un lavoro di Enoch e Vietti che è fatto veramente veramente bene, ragazzi. È un fumetto che convince fin dalla sua storia, dalla sua caratterizzazione, che con il reboot ha acquistato ancora di più. E questa è una cosa bella, perché tu, quando vai a rebuttare un fumetto che già va bene, ti prendi un rischio, e quando lo rebutti, e lo rebutti bene, creandogli ancora più spessore, creandogli avventure ancora più avvincenti, vuol dire che hai capito e hai una strada, cioè vuol dire che tu veramente sai dove deve andare questo personaggio, e lo sai caratterizzare comunque molto molto bene, e resta comunque molto vicino a quello che è l'evoluzione dello stesso personaggio. E in questo caso devo dire che effettivamente questa evoluzione è stata molto molto bella. Ma io stacco le notifiche, che come al solito me le sono dimenticate accese, e anche questo qui, e andiamo a parlare di questo numero, che è il numero 5 di Drago Nero il Ribelle, che appunto il Ribelle caratterizza il reboot, gli dei dell'arena. E andiamo a parlare immediatamente della copertina. Ragazzi, la copertina è di Gianluca Pagliarani ed è bellissima. Lo dirò spesso in questo video, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, perché effettivamente sembra una locandina, un quadro, un qualcosa. Ogni copertina di Drago Nero è molto bella, ma questa veramente, con questa armatura dorata, come vedete appunto nelle immagini, questi schizzi di sangue, questa prospettiva fatta decisamente bene, effettivamente è molto molto bella. E in questo capitolo appunto prosegue l'avventura dei ribelli, non soltanto Drago Nero, ma tutti quanti i ribelli che si stanno ribellando all'impero. Ovviamente non vi parlo di tutta la trama di Drago Nero, ho fatto altri video su Drago Nero e sulla trama di Drago Nero. In questo caso appunto l'avventura va avanti. Il bello di questa avventura è che, come succede molto spesso in Drago Nero, si va a ricollegare, per alcuni particolari, ma neanche tanto particolari in questo caso, già a qualcosa di visto in Drago Nero. Quindi tornano i personaggi come in un universo vero, cioè se tu vivi in una determinata nazione, ogni tanto ti ritornano quei personaggi, quelle persone
E qui nel mondo di Drago Nero succede in continuazione. La volta scorsa, nel numero 4, abbiamo visto come è tornato il come si chiama? Il nome non mi ricordo, comunque il delegato imperiale che portava i bandi a Yan, i bandi per fargli capire dove dovesse andare, quale avventura dovesse intraprendere per l'impero. Questa volta invece torna la principessa delle sabbie, che è lo speciale di Drago Nero del luglio del 2017. Lo leggo perché effettivamente non lo ricorderei. E l'ho ripassato proprio 5 minuti fa, l'ho finito di leggere ed effettivamente non lo ricordavo, ma è molto molto bello. È stato uno speciale a colori in formato grande. E vi consiglio di leggerlo anche dopo aver letto questo, cioè se volete recuperarlo, recuperatelo anche dopo aver letto questo, tanto effettivamente nella trama si capisce. Poi appunto all'inizio in Cronache della Ribellione si riprende un po' quel libro e ci si fa capire bene perché appunto ci si ricollega a questo libro, vero e proprio libro del luglio del 2017, La principessa delle sabbie. I disegni in questo caso sono di Riccardo Latina, ovviamente soggetto e sceneggiatura di Luca Enoch, il lettering di Marina Sanfelice e il progetto grafico di Matteo Brembilla. Che dire dei disegni e della storia? La volta scorsa mi sono un po' lamentato, è vero, sembrava una storia che dovesse riempire un po' l'universo di Drago Nero. Questa volta invece è una gran figata, non mi lamento per niente. I disegni, ragazzi, questi disegni sono eccezionali, sono fatti benissimo, i personaggi hanno delle espressioni perfette, caratterizzate appieno, è un bianco e nero ma sembra di vedere il colore, veramente io ormai ho come metro di paragone il Texone di Claudio Villa e questo non sfigura assolutamente nei confronti dei disegni di Claudio Villa. Veramente ha fatto un lavoro meraviglioso Latina, Riccardo Latina, un lavoro pregiatissimo, veramente pregiatissimo, con dei tratti dove serve un po' più, io li definisco arronzati, cioè non precisi, perché ci serve poca precisione, invece dei tratti precisissimi, quasi delle foto in tanti altri. Veramente un lavoro di pregio e di prestigio che caratterizza comunque Drago Nero sempre, in ogni pubblicazione. Enoch evidentemente ci tiene tantissimo a questa cosa e sa farlo. La storia, ripeto, è una bella storia, i dialoghi sono tutti quanti molto molto azzeccati, i personaggi, una volta letto anche La principessa della sabbia, sono meravigliosi, sono perfetti, si riesce anche a capire che cosa è successo alla fine della Principessa della Sabbia e effettivamente tutto scorre abbastanza bene, non si dà mai nulla per scontato, non ci sono delle trovate finali che risolvono tutto ma che effettivamente sono un po' tenute lì. L'uso della magia, l'uso della forza, l'uso sono veramente bilanciati col bilancino di precisione e quindi rimane tutto quanto molto credibile in questo universo, molto molto credibile. È vero, Gmor e Yan hanno sempre una forza, cioè sono sempre super skillati, sono sempre molto più potenti di tutti gli altri, difficilmente stanno in una situazione in cui soccombono. Mi piacerebbe vedere un Drago Nero in cui per una volta soccombono e si chiude in quel modo il fumetto. Una storia sospesa in cui si sospende quando il protagonista è in difficoltà. Perché effettivamente ogni tanto Yan è in difficoltà, ogni tanto lo vediamo che comunque non ce la fa da solo e per quello è importante la forza del gruppo, però alla fine dei fumetti si risolve sempre tutto. È bello, è funzionale, però se devo trovare il pelo nell'uovo mi piacerebbe vedere una storia sospesa nel momento della difficoltà.
Probabilmente poi mi lamenterò che l'hanno sospesa e quindi dovrò aspettare un mese, però in questo momento potrebbe essere una cosa carina. Voi che ne dite? Potrebbe essere interessante una storia sospesa in questo modo. Che altro dire? Niente, appena potete recuperarlo, recuperatelo. Perché è veramente un bel fumetto, perché è veramente un bel modo di passare quell'oretta, ma anche poi di rileggerlo, perché è un bel modo di ripassare anche una storia vecchia, appunto La principessa delle sabbie, perché è una bella storia, un bel volume a colori grande, se lo trovate, ripeto, prendetelo, se ce l'avete andatelo a ripassare, perché fa sempre bene rileggerlo. E da adesso inizia il countdown al prossimo 8 aprile, il numero 6, Dragonero il Ribelle, La voce della foresta profonda. E anche questa copertina, anche se si vede piccolina, sembra veramente un gran bel lavoro. Bello, bello, Dragonero, quinto numero, se lo volete iniziare da adesso, mi raccomando, fatelo. Perché recuperate solo 5 numeri dal Bonelli Store oppure anche nella vostra fumetteria, quando ci potrete andare. Vai, bella cosa. Oggi finisce qui la puntata, noi ci sentiamo per un prossimo video, a brevissimo, perché tanto ormai non pubblico mai con cadenza regolare, ma ormai praticamente ogni 2 giorni c'è un video nuovo, visto che tanto abbiamo più tempo per vederli. Io ho piacere a far vedere anche la mia vecchia collezione. Inizierà brevissimo il progetto Retrofumetto con... è già iniziato in realtà con la prima puntata di Morgan Lost. Vi ho presentato Morgan Lost, andatelo a recuperare perché Morgan Lost è un gran bel fumetto nella prima serie, quella che ho letto io. Andate a recuperare il video se siete curiosi. Quindi il retrofumetto è iniziato da quello e adesso andiamo un po' avanti. Ho intenzione di parlare di Outcast, soltanto di Outcast. C'è un confronto Outcast Sam Stern, ma vorrei dedicare Outcast soltanto una puntata perché se la merita, perché è veramente un gran fumetto. Noi abbiamo finito, ci sentiamo al prossimo video e io vi aspetto qua sotto nei commenti per parlare di Dragonero, che secondo me è la pubblicazione Bonelli più a fuoco in questo momento, veramente quella più a fuoco, a parte Tex, lo lasciamo da parte nell'empireo dei fumetti italiani, a parte Tex, Dragonero è quella più a fuoco. Fatemi sapere se la pensate come me. Al prossimo video, ciao belli!